La 3M Perugia torna a vincere, ma la vera notizia è il ritorno in campo di Mirka Francia. La campionessa italo-cubana ha tolto la divisa dell'assistant coach per aiutare la truppa di Gobbini, orfana delle infortunate Rota e Pero. L'assenza di un centrale di esperienza da affiancare a Nana ha indotto la società e il tecnico biancorosso a chiedere l'ennesimo favore a Mirka, a cui è bastato un solo allenamento per sfoderare una prestazione degna del suo nome. Ne ha fatto le spese la bionatura Nottolini Capannori, che nulla ha potuto contro una 3M rinvigorita da Mirka Francia e sicuramente più convincente quando gioca tra le mura amiche. Diciamo che sono soddisfatto del risultato, ma soprattutto sono abbastanza arrabbiato ancora del terzo, perché quando le partite vanno chiuse, noi invece 7-2, il terzo cascati 4-5 palloni senza nemmeno provarci, quello mi dà una noia allucinante. E dopo bravi noi il quarto set, che siamo rimessi in carreggiata, non era facile, anche perché loro, gli devo fare complimenti perché hanno un carattere allucinante, anche se erano andati in difficoltà con l'infortunio di Roni, che al numero 10 hanno dato l'anima, andavano in 4-5 su palloni a terra, quindi da questo punto di vista ho fatto anche complimenti all'allenatore loro, ma il carattere loro che l'altra squadra mi è veramente piaciuto. Però c'è da dire che noi anche i primi due set, il primo soprattutto che si era sotto, non abbiamo mai mollato e niente, siamo contenti che abbiamo cominciato bene, insomma, questo 2020. Noi siamo un po' in emergenza su quel ruolo perché Marta ha un problema e quindi non era disponibile. La società, abbiamo chiesto a Mirka se faceva questa cosa, ha fatto un allenamento ieri sera e l'ho messo in campo, insomma. Però certo, averla in campo è sempre una garanzia, ma oltre che per me, insomma, anche per la squadra, per i compagni, penso che lei sia ad esempio, insomma. Intanto è bravissima, è trainante, nello stesso tempo penso che oggi abbia un po' fatto anche la differenza con una squadra ostica come Lucca, che tra l'altro aveva 5 punti di vantaggio, quindi anche psicologicamente è stato importante questo risultato. 3 punti sul campo del Capitini sono importanti, ma penso che le altre hanno fatto la propria parte, probabilmente anche stimolate da questa presenza di Mirka, 44 anni, fisico fantastico, una battuta in flot da Serie A, quindi certamente sviava un po' quella che era la ricezione delle avversarie. Però penso che oggi tutte hanno giocato bene, veramente un bel risultato, una bella squadra, una squadra che merita assolutamente questa Serie B e quindi spero che si abbiano risultati sempre migliori, migliori di questo è difficile, nel 2020. Con il bottino del Capitini, la 3M sale a quota 13 in classifica, mantenendosi fuori dalla zona rossa. Sabato 18 gennaio in programma la sfida contro un'alta formazione toscana, Quarrata, attuale fanalino di coda. Una buona occasione per dare continuità al successo interno e per raccogliere punti anche fuori casa.